Mister, passato il turno in carrozza, 9 punti, stasera primo tempo giocato un po' così così, nel senso che qualche occasione ce l'hanno avuta anche loro, la Valtarisa secondo me era più forte, pressavate continuamente alti quando potevate e avete usato molta intelligenza in questo perché non lo facevate sempre. Secondo tempo diciamo che a parte 5-6 lanci lunghi loro non si sono mai fatti vedere nella vostra metà campo e quindi un 2-0 che ci sta tutto. Io ti faccio i complimenti perché ho visto una squadra che bada il sodo, quando c'è da buttarlo su si butta su, quando si va sulle seconde palle così, insomma un calcio un po' più da grandi che da ragazzini, perché ho visto anche che la tua squadra era del 2005, cioè in pratica davvero ho pensato, come sempre la Valtarese dietro nella Juniors ha sempre dei giocatori di notevole spessore che poi vediamo anche in categoria. Sì, diciamo per la partita siamo partiti non tanto bene, i primi 10 minuti non eravamo soliti, quindi abbiamo lasciato alcune occasioni, anche se non è che ci siano state grosse occasioni, il nostro portiere non penso che abbia fatto nessuna parata. Poi piano piano ci siamo ripresi, abbiamo creato, abbiamo fatto il nostro gioco, come hai detto te, pressando alti, però non sempre, poi ripartendo in velocità perché sono un po' le nostre armi. Nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni dove il portiere loro, soprattutto uno su Tambini, ha fatto un, diciamo, un miracolo e poi abbiamo avuto altre 2 o 3 occasioni che se eravamo più freddi potevamo andare in campo. Poi nel secondo tempo, dico, secondo me siamo partiti molto bene, concentrati, siamo andati in vantaggio subito, dopo 5-10 minuti e poi abbiamo fatto il 2-0, anche se nel frattempo avevamo avuto anche altre 4-5 occasioni, un'altra con Guazzi che tu per tu col portiere, il portiere ha fatto un'altra parata. Diciamo che sono molto soddisfatto, abbiamo creato, è un po' il nostro problema che abbiamo sempre, creiamo tanto però non avendo magari una prima punta, anche perché le punte che abbiamo noi fanno un lavoro grosso, quindi a volte arrivano lì che sono stanchi, quindi siamo molto contenti. Quello che hai detto te è la verità, poi devo dire anche che noi, anche se continuano a dire che siamo una squadra esperta, anagraficamente forse siamo uno dei più giovani, perché anche oggi avevamo 3 2003, ok, però gli altri erano tutti 2005 e il portiere che è un 2006, quindi forse ci vedono un po' più, diciamo, maturi, perché come detto in montagna abbiamo la voglia di venire fuori, quindi magari ci mettiamo qualcosina in più e si vede, ecco, poi se le gambe girano va tutto meglio, ecco. Ok, ti ringrazio, ci vediamo ai quarti, sai che facciamo i sorteggi, così sposteremo i quarti che avevamo programmato per il 10 di maggio, perché Milan-Inter credo che sia importante, e sposteremo anche le semifinali, la semifinale, perché anche lì in quella del 16-17, insomma. Dopo vi avvertiremo, perché abbiamo visto il ritorno e poi il 17 non abbiamo gli arbitri ci hanno detto che c'è la festa dell'AIA e quindi zero arbitri. Io ho detto figa, possiamo farci arbitro io, siccome andiamo a May. No, va bene, sì, abbiamo passato il turno, quindi adesso poi le semifinali ci penseremo dopo, adesso pensiamo ai quarti di finale e vediamo di fare una bella partita e di raggiungere un obiettivo che per noi sarebbe molto importante dopo il bellissimo campionato che abbiamo fatto, che abbiamo partecipato dopo tanti anni al campionato juniors regionale, siamo classificati terzi e quindi sarebbe il coronamento di una stagione perfetta. Grazie a voi. Complimenti, dov'è? Ciao. Mister, bisognava vincere, forse poteva bastare anche un pareggio, però
per arrivare secondi, secondo me no. So che avete fatto i conti, avete fatti più di me. Però stasera secondo me la Valtarese è stata superiore. Non nel primo tempo, infatti è finito anche 0-0, ma nel secondo, nonostante siano andati in vantaggio, ha continuato a pressare alto. Questo pressing alto vi ha messo un po' in difficoltà, anche se voi avete cercato di saltare il centrocampo, alcune belle discese le avete fatte, ma concretezza poca rispetto a loro. Io ho premiato il migliore in campo tuo portiere perché ha fatto 3 interventi, uno più bello dell'altro. E però io ho visto superiorità stasera della Valtarese. No, la superiorità è indiscussa. È un anno che la Valtarese è superiore a quasi, penso, a tutte le squadre della provincia. Penso che sia la squadra insieme al Salso più forte che c'è in provincia. Quindi non è a caso che abbiamo fatto più di 50 punti nel campionato regionale in un girone tostissimo. Un girone tostissimo. E per quanto riguarda la partita è giusto, nel senso che noi abbiamo noi dovevamo vincere e basta, abbiamo cercato di impostare una partita in un certo modo, loro secondo me sono più forti di noi, noi abbiamo qualche buonissima individualità, però dobbiamo crescere molto, è un gruppo che è cresciuto molto nell'arco dell'anno, con molti 2005 dentro, moltissimi 2005 dentro, e speriamo di aver fatto un lavoro per l'anno prossimo. Per quanto riguarda il mio portiere, penso che sia, non perché è il mio portiere, ma penso che sia uno dei più bravi che abbiamo in provincia di Torino. Un ragazzo che ricordiamo ha 17 anni, quindi appena compiuti. Per il resto non c'è niente da dire, la Valtarese è più forte negli 11 e anche in tutti gli effettivi, merito loro, tanto di cappello. Io pronostico una finale, se non si incontrano prima, Salso Valtarese. Ti chiamerò come commentatore, se c'è quella, giuro, promesso. Va bene. Mister, ti ringrazio tanto. Cioè, poi noi ci conosciamo da una vita, quindi cioè, credo che sia bello anche rivedersi. Assolutamente. E poi quando ci sono i ragazzi in campo è sempre molto bello. Poi lasciamo stare le cose di fuori perché i ragazzi meritano molto di più. Sì, c'è stato un episodio in tribuna che voi, vabbè, in campo ci siete attaccati, ok, però un episodio in tribuna che non mi è piaciuto e che farò presente perché non è nello spirito di questo torneo. In 6 anni non è mai successo niente. Noi abbiamo filmato e ce le manderemo perché io credo che sia l'unico modo, il più grande deterrente che c'è, far vedere le persone maleducate che se ne dicono in tribuna per una partita di ragazzini, che se la ragazzini che poi, cioè, ormai sono uomini e se la strigano da soli di solito. Però, ma indipendentemente che siano ragazzi di 19 anni, di 20 anni, di 3, di 5, di 8, bisogna lasciarli giocare e non devono giocare quelli che sono fuori. Poi sono cose di campo, i giocatori in campo, quando finisce la partita, il 99% delle cose, delle volte è già finita lì. Anzi, si abbracciano e magari prima si va bene una coppia e quando c'è più danno si va bene due. Secondo me il salto di qualità deve essere quello lì. Siamo un po' troppo... La battaglia persa. Dov'è? Sono qua ancora io, no? Non mi hai salutato. No, scusa, pensavo di aver finito. No, questa la tagli. No, cosa devo dire? No, io devo dire che la... Allora, ti saluto, complimenti per il torneo, perché portare qua tante squadre di questo livello qua, è vero che c'è una struttura che è fuori categoria, però è sempre molto difficile, soprattutto in questo periodo qua, insomma. Grazie di tutto, arrivederci. Grazie anche a te, Iaso. Allora, ha preso 2 gol, ma cioè, se non c'eri te, secondo me, potevano essere tanti di più. Io non so quanto sei alto. Io quasi 1,90.
1,90. Quasi, allora mi sono impicciolito io, sì, cioè, c'ho la telecamera che sta sopra 20 centimetri. Ascolta, mi racconti un po' della tua storia. Sì, allora io ho iniziato in questa società nel Ferrara a 6 anni, poi dopo ho deciso di cambiare, provare a cambiare così, e sono venuto qua al Cervo, dove ci sono da quasi, sì, da quasi 5 anni. Hai fatto qualche presenza in prima squadra? Allora, io in prima squadra sono andato solo come riserva, a causa di qualche infortunio del secondo portiere, e per il resto faccio un po' di allenamenti alcune volte, e basta, il resto faccio con la mia squadra. Ok, vedi, siamo brevi, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e bravo. Grazie. Bravo, grazie per quello che hai fatto vedere stasera. Grazie mille, grazie, alla prossima. Allora, Turto mi ha appena detto che sei Beckenbauer della Valtarese. No, ascolta, cioè, sgasalo un po' te, perché secondo me dovrai sgasarlo te. Immagino tutta la tua figlia nella Valtarese e voglio sapere se Tino Setti ti ha chiamato qualche volta. No, no, non ancora, non mi ha mai chiamato, però ho fatto qualche allenamento. Niente, adesso c'è l'ultima partita contro Vico Fertile, che è importantissima per loro, che può valere la promozione. Niente, spero che domani vincano. Va giù tutto Borgotaro, mi hanno detto, cioè addirittura anche voi ai giovanili, tutto, sbaglio o è così? No, sicuramente è così, cioè, io ci sarò come gli altri, come tutti dei giovanili, per tifare la squadra. Ti ringrazio e ti faccio i complimenti, anche se Beckenbauer era un'altra roba. Nettamente era un'altra roba. Va bene, dai, grazie, alla prossima.